Quelle che state vedendo sono le immagini di alcune delle grandi migrazioni che si svolgono tra gli animali. I motivi per cui avvengono questi colossali trasferimenti sono vari. Certe volte è per la ricerca di cibo, certe volte per trovare il luogo più adatto alla riproduzione e all'allevamento dei cuccioli, e certe volte i motivi restano misteriosi. Come misteriosa, d'altra parte, è la bussola che guida questi a percorrere ogni anno lo stesso tragitto. Ma ne parleremo nell'ABC, nell'ultima parte della trasmissione. Ora occupiamoci del primo film della serata. Nel parco naturale di Tsavo, in Kenya, le piogge giungono all'improvviso e con grande violenza, sconvolgendo la natura e la vita degli animali. Migliaia di creature vengono fuori dal suolo, tutta la pianura fiorisce. Ma presto, ahimè, gli stagni si asciugano di nuovo, ritorna la siccità. È una storia cominciata milioni di anni fa, sempre la stessa, ieri come oggi e oggi come domani. Le pianure di Tsavo, in Kenya, sconvolte da una terribile siccità. L'acqua è ancora in parte reperibile nel letto del fiume Tiva, sotto la sabbia, fra le crepe rocciose. Gli elefanti più vecchi, sopravvissuti ad altre siccità, sanno come trovarla. Scavano profonde buche con le zampe e la proboscide. La sabbia arida non facilita certo il loro compito. La sopravvivenza di tutti gli animali, predatori e prede, dipende dall'esistenza di queste fosse. È una lunga, lenta agonia dalla quale non c'è via di scampo. Il livello dell'acqua continua a diminuire inesorabilmente. I piccoli, spinti dalla sete, annaspano disperatamente nei pozzi, riempiendoli di sabbia e costringendo gli adulti a rimuoverla ogni volta. Nonostante il caldo torrido, i piccoli hanno sempre la precedenza. Con l'avanzare della siccità, gli animali più vecchi e deboli trovano la morte, sfiniti dalla lunga ricerca di acqua e di cibo, sempre più scarso anch'esso. Piove finalmente, ma a più di 100 km di distanza. Gli elefanti sono in viaggio per raggiungere l'acqua e la salvezza. Senza di loro, gli altri animali non potranno più spegnere la loro sete. Le piogge, però, hanno alimentato le sorgenti del Tiva. Il fiume è in piena. L'acqua è tornata, ma la situazione è ancora disperata. Il cibo scarseggia. La vegetazione sulle sponde del fiume è completamente secca. Il pericolo adesso è la morte per fame. Il fiume Galana nasce dalle colline alle falde del Kilimanjaro. Dopo le piogge si trasforma in un torrente impetuoso che scorre nelle pianure di Tsavo. Le acque in piena travolgono ogni cosa. Perfino i coccodrilli devono mettersi in salvo sulle rive se non vogliono essere trascinati via dalla corrente. Nonostante la piena, il paesaggio di Tsavo continua a rimanere sterile. Alberi e cespugli hanno l'aspetto di monconi nudi e rinsecchiti. Un debole riparo, perfino per una lucertola. Il tramonto è un momento di tregua per quelli che ancora sopravvivono. Solo gli spazzini, come i coccodrilli, riescono a trarre vantaggio dalla siccità. I coccodrilli non masticano il loro cibo. Mordono la preda scuotendola vigorosamente per staccarne dei pezzi. Quando non ci riescono, devono abbandonare l'impresa se non vogliono annegare. I coccodrilli divorano la preda fino a lasciarne pochi brandelli. Nonostante la siccità sia al culmine, riescono a trovare cibo in abbondanza. Ma all'arrivo delle piogge, quando tutti gli animali potranno finalmente abbandonare il fiume, sarà un momento difficile per i coccodrilli.
Questo avvallamento del terreno è ciò che rimane di una pozza d'acqua. Ora è completamente secca e deserta, e tale rimarrà finché le piogge non la riempiranno nuovamente. Al momento l'unica riserva d'acqua disponibile è il fiume. Lasciare le uova al sole potrebbe essere molto rischioso, il caldo le cuocerebbe in pochi minuti. La femmina deve ripararle ad ogni costo, qualunque cosa accada. Deporre le uova nel momento culminante della siccità è una manovra un po' azzardata. Forse le piogge sono finalmente in arrivo. Questo piccolo sauro si è rifugiato in un vecchio buco di una famiglia di picchi, ma viene scacciato da una coppia di upupe arboree in cerca di un posto dove fare il nido. Al tramonto, nel cielo si staglia una nuvola molto promettente. Dopo 3 settimane, i resti dell'elefante sono quasi scomparsi. Persino le ossa verranno spezzate e mangiate dai coccodrilli più grandi. Alla fine rimangono solo il teschio e le zanne. Al mattino successivo, pesanti nuvoloni oscurano il cielo. Il teschio dell'elefante sta affondando a poco nelle sabbie del fiume. L'ultima testimonianza di un elefante morto al termine della lunga siccità, dopo essere sopravvissuto a periodi ancora più sfavorevoli nel corso degli ultimi 60 anni. Nell'aria si avverte il cambiamento imminente. Il paesaggio è immerso in una quiete sinistra, fino all'arrivo delle prime violente raffiche di vento, che scatenano una tempesta di sabbia sulle pianure riarse. Gli elefanti sono sempre i primi a mettersi in viaggio per raggiungere la pioggia, anche se dista un centinaio di chilometri. Ne avvertono l'arrivo prima ancora di vederla in lontananza. Il vento sta scemando. Improvvisamente fanno la loro comparsa le prime rane. La pioggia abbondante si riversa sulle immense pianure. Tutto lascia prevedere un'annata eccezionale. Per questo elefante la pioggia è arrivata troppo tardi. Le piste tracciate verso l'acqua dagli elefanti si sono tramutate in piccoli ruscelli che vanno ad alimentare le pozze. Il temporale è passato. In meno di un'ora le pianure si sono completamente allagate. Gli avvallamenti del terreno sono colmi di preziosissima acqua e presto saranno di nuovo al centro della vita nelle pianure. Nel giro di pochi giorni anche la vegetazione tornerà ad essere rigogliosa.
Gli elefanti si concedono un breve riposo. Anche per loro la pioggia è giunta appena in tempo. Questa femmina ha portato in salvo il suo gruppo durante la siccità, dando ai giovani una dura lezione di vita, indispensabile per la loro futura sopravvivenza. Al tramonto, l'atmosfera si è fatta quasi magica. Il paesaggio è immerso nel più assoluto silenzio. L'aria è pervasa da un senso di attesa, come se stesse per accadere qualcosa. Questa lumaca si era rifugiata nel suolo ancora umido durante le ultime piogge, ben protetta all'interno del suo guscio. Anche le rane hanno trovato rifugio sottoterra durante la siccità, ma all'arrivo delle piogge, non appena il terreno si inumidisce a sufficienza, tornano in superficie, dirigendosi a centinaia verso la pozza d'acqua più vicina. Questa notte appartiene a loro di diritto. I maschi si danno un gran da fare, i loro versi riecheggiano nell'oscurità. Sono alla ricerca di una femmina per accoppiarsi il prima possibile. Le uova devono avere il tempo per svilupparsi prima che l'acqua evapori nuovamente. Dopo la siccità, l'unico scopo delle rane è quello di riprodursi. Si può ben dire che non esistono dei luoghi del pianeta dove non vivono degli animali, malgrado le inclemenze del clima. Ad esempio, gli orsi bianchi al polo nord e i pinguini al polo sud restano attivi a temperature che superano i meno 50 gradi centigradi. La vipera cornuta, per fare un esempio, vive tra le sabbie infuocate del deserto. C'è addirittura un dittero, una piccola mosca, che vive bene nel petrolio puro. Le creature più resistenti alle condizioni avverse dell'ambiente sono dei lontanissimi parenti dei ragni che vivono nel muschio, i tardigradi. I tardigradi possono essere sottoposti al più sorprendente esperimento di morte e di resurrezione che si conosca. Ed eccovi la ricetta. Prendete un tardigrado e eliofilizzatelo, cioè disseccatelo a una temperatura di meno 60 gradi centigradi sotto vuoto spinto. Dopo un simile trattamento, l'animaletto sarà ridotta a un grumo di sostanza organica. Lo si metta ora in aria liquida a meno 169 gradi centigradi e lo si conservi per 2 mesi. Poi lo si estragga e lo si ponga a contatto con una goccia d'acqua. Il tardigrado, come per miracolo, si reidrata e ritorna in vita. Bene, malgrado queste loro straordinarie capacità di sopravvivenza, i tardigradi sono sempre più scacciati dai loro luoghi di residenza. L'inquinamento finisce per uccidere il muschio e talune specie sono a rischio di estinzione. Se sono a rischio loro, figuriamoci noi. Durante la notte e nel corso della mattinata sono state deposte uova a migliaia secondo i meccanismi tipici di ogni specie. Il protottero è sfuggito alla siccità rifugiandosi in un bozzolo di fango seppellito nel fondo della pozza. Dopo 5 ore di pioggia ininterrotta, il fango si è ammorbidito abbastanza per permettergli di uscire. Cinque ore dopo l'apparizione del protottero,
anche i primi girini cominciano a fare la loro comparsa, dopo neppure un giorno dalla deposizione delle uova. I girini, alla nascita, sono del tutto simili a dei pesci. Respirano attraverso le branchie e fuori dall'acqua non potrebbero sopravvivere. Le zampe e i polmoni si svilupperanno solo in seguito. Si nutrono di alghe e di vegetazione acquatica. Il loro intestino è lunghissimo ed è avvolto a spirale. I girini morti vengono divorati rapidamente. La siccità è ormai solo un lontano ricordo. Pesanti nuvoloni hanno di nuovo ricoperto il cielo, inondando le pianure di pioggia. Quest'anno la stagione delle piogge si sta prolungando oltre il normale. Per gli abitanti di Tsavo è una vera festa. Gli elefanti si rotolano nel fango, tingendosi di un colore rosso brunastro. Le depressioni scavate dai loro corpi trattengono grandi quantità di acqua, dando luogo alla formazione di nuove pozze. Ogni elefante dà il suo piccolo contributo a questo processo, finché, dopo alcuni anni, la pozza sarà grande abbastanza da essere sfruttata da molti altri animali. La Mitteria va a caccia di rane lungo i bordi delle pozze. Le giovani rane nate quest'anno sono alla ricerca di cibo prima di ritirarsi nuovamente sottoterra. D'ora in poi andranno a caccia solo di notte, nascondendosi durante il giorno per ripararsi dai raggi del sole. Torneranno alla pozza d'acqua solo alla prossima stagione di riproduzione. Il più grande fra gli animali terrestri ha anche bisogno di notevoli quantità di cibo. Essendo erbivori, gli elefanti devono mangiare continuamente per assicurarsi il necessario apporto proteico. Incuranti delle stagioni, mangiano ininterrottamente per 19 ore al giorno. Gli elefanti sono molto ghiotti di alcune particolari specie di piante e percorrono lunghe distanze per riuscire a procurarsele. All'inizio mangiano solo le foglie, poi passano ai rami e infine, terminati anche quelli, mangeranno le radici. Le femmine più anziane sanno dove trovare le piante di cui hanno bisogno e guidano il branco alla ricerca dei luoghi adatti. Si inerpicano lungo le piste scoscese con straordinaria abilità. Se perdessero l'equilibrio, potrebbero rimanere schiacciati dal loro stesso peso. Il momento più difficile è la discesa, soprattutto per un animale che pesa più di 4 tonnellate. Ma gli elefanti hanno un modo tutto particolare di affrontare il problema. Non è molto dignitoso, ma è efficacissimo.
Durante la stagione secca, le femmine hanno guidato i loro gruppi in lungo e in largo per le pianure. Ora, come per riaffermare il loro legame di specie, tutti gli elefanti si stanno riunificando in un unico grande branco di più di 400 animali. Tutti sono più o meno imparentati fra loro. Tra le femmine vi sono madri, figlie, sorelle, zie, cugine. È da loro che dipende la sopravvivenza del branco. I piccoli vengono accuditi da tutte le femmine. Non corrono nessun rischio di rimanere schiacciati nella confusione generale. Sotto la sorveglianza della madre e di una zia, il piccolo impara a conoscere l'acqua. Anche gli altri elefanti, sebbene appartenenti ad altri gruppi, controllano i movimenti dei più giovani. Le femmine in calore attraggono un gran numero di maschi. È molto agitata dalla presenza del maschio con una zanna spezzata, ma quest'ultimo non se ne cura affatto. La sua attenzione è stata attratta da un altro maschio. La situazione si è fatta molto tesa. Gli elefanti non si affrontano mai in scontri veri e propri, ma questo sembra un combattimento molto serio. Ciascun maschio ha afferrato l'altro per una zanna, tentando di sollevargli la testa per vibrare il colpo mortale alla gola. Soltanto la femmina sembra turbata dall'accaduto. Il maschio con la zanna rotta si ritira dalla contesa. Le cause che hanno scatenato il combattimento non sono molto chiare. Nessuno oserebbe sfidare il maschio dominante, soprattutto quando c'è di mezzo una femmina. Il vincitore si lancia all'inseguimento dello sconfitto, guidato dal suo olfatto sensibilissimo. Quattro ore dopo, la caccia non è ancora terminata. Le pozze più piccole sono le prime a seccarsi. Presto non rimarranno che le più grandi. Un solo elefante consuma più di 150 litri al giorno di acqua, senza contare le perdite dovute all'evaporazione. La pozza continua a essiccarsi man mano che il caldo aumenta, costringendo gli animali a un contatto sempre più ravvicinato. Thank you.
Gli elefanti sono molto cauti nei confronti dei rinoceronti. Sono gli unici che potrebbero infliggere loro serie ferite durante un combattimento. Gli elefanti sguazzano nelle pozze fino a ridurle a un pantano fangoso. In fin dei conti sono stati loro a crearle e hanno tutto il diritto di sentirsene padroni. Le pozze di Tsavo non esisterebbero se non ci fossero gli elefanti. Nonostante la vegetazione intorno alle pozze essiccate sia ancora verde, gli animali sono costretti a tornare al fiume per rifornirsi di acqua. Il facocero dovrà camminare un bel po' prima di raggiungerlo. Per l'oca egiziana, invece, si tratta soltanto di un breve volo. Anche il protottero si sta rintanando nuovamente nel suo bozzolo di fango ancora umido. Gli animali sono andati via tutti. Il protottero, le lumache e le rane sono spariti nei loro rifugi sotterranei. La pozza d'acqua è ormai deserta, come addormentata. Non si risveglierà che tra qualche mese, quando il fragore dei primi tuoni annuncerà il ritorno delle piogge. Come avete visto, nei grandi parchi africani il regime dell'acqua è lo stesso regime della vita. Vedendo questo film mi sono rimaste, come al solito, alcune curiosità. Per esempio, ci sono degli animali che scoprono facilmente l'acqua. Il sapere dove l'acqua è un istinto innato o una sensibilità appresa? Lo chiediamo al mio amico Enrico Alleva, che di queste cose se ne intende. Spesso dietro queste sorprendenti prestazioni che hanno alcune specie animali, noi tendiamo a vedere qualcosa di innato, qualcosa di scritto nel loro materiale genetico, ma in realtà sottovalutiamo delle prestazioni sensoriali che questi animali hanno, che sono molto superiori a quelle di noi uomini. Per esempio, nel caso degli elefanti, che sembrano trovare quasi magicamente le sorgenti d'acqua, pochissime nel periodo della stagione arida, ci può essere semplicemente dietro una capacità di sentire l'odore dell'acqua anche a lunghissime distanze.
poche molecole sciolte nell'aria, portate dal vento, possono fornire un'indicazione direzionale agli elefanti. Non scordiamoci poi che gli elefanti sono animali che si spostano, che migrano, che per il loro carattere di nutrirsi come erbivori si spostano anche per distanze molto notevoli e quindi che hanno una specie che ha evoluto un senso dello spazio, una memoria di dove si trovano nello spazio alcune località, alcuni luoghi, tale per cui possono ricordarsi anche a distanza di anni dove è la sorgente d'acqua nella stagione arida. Una terza possibilità, non affatto da scartare, è che gli elefanti si raggruppino vicino a queste pozze d'acqua e quindi che gli elefanti arrivino a queste pozze perché sentono l'odore di altri elefanti e seguono questa traccia odorosa per trovare l'acqua. Sulle rive dell'Orinoco, un felino a passeggio avanza con portamento regale, un incedere quasi imperiale. Si tratta di un cugino del leopardo africano, il giaguaro. Il giaguaro dà la caccia alle gallinelle d'acqua. Osservate il maschio mentre, afferratane una e serratala tra le fauci, tenta di ghermirne un'altra con la zampa. La femmina attende pazientemente il momento più favorevole e come il fulmine spicca un balzo per impadronirsi della sua parte di bottino. Il giaguaro coltiva un certo interesse anche per i coati. Ecco che lo insegue arrampicandosi sull'albero, fino alla cima. Per sua fortuna il coati ha imparato bene la legge di Newton. Leggero si appende ad un sottile ramo flessibile. Ma anche il giaguaro, che conosce la legge di gravità, non si avventura oltre e batte in ritirata. Passa un tapiro. Il giaguaro si avvicina interessato, ma poi, giudicando il problema troppo difficile, se ne va. Il giaguaro riprende il suo cammino deluso ancora una volta. È un classico dei felini fare gli indifferenti, far finta di ignorare che sono stati giocati. Faccia a faccia con l'anaconda. Thank you.
Si guardano, si osservano, si braccano, si misurano. Cercano di prevedere le mosse l'uno dell'altra. Si stancano, si lasciano e ognuno riprende la propria strada. Dov'è diretto il giaguaro? Verso le gallinelle d'acqua, le sue preferite, e verso l'amore. Un amore tutto a base di colpi d'artiglio, di tenerezze sapientemente dosate con qualche pizzico di violenza. Un rito sacrificale, un conflitto amoroso, un gioco d'amore che una volta consumato non riveste più alcun interesse per il giaguaro. Rimane la femmina ad educare i suoi piccoli secondo le stesse regole da cui è bandita ogni svenevolezza o esagerata tenerezza. La madre impartisce un'educazione severa al suo piccolo. L'istinto materno è bilanciato da risposte aggressive che si traducono in qualche sberla. Il riposo è raro in casa del giaguaro, ma esiste, profondo e in forma totale. Ma veniamo ora al secondo film della serata, che è dedicata ai gorilla. Oggi noi non sappiamo esattamente quanti gorilla ci siano ancora in Africa, probabilmente intorno ai 10.000 individui. Molte foreste ad alta quota sono scomparse per opera dell'uomo e quindi il loro habitat naturale si è ridotto sempre di più. La storia del gorilla Casimiro che stiamo per vedere è la documentazione straordinaria di una famosa ricerca sul campo fatta dall'etologo Adrian De Schryver per osservare la vita libera di un gruppo di gorilla e per conquistarne perfino l'amicizia. Foreste pluviali dello Zaire, Adrien De Schryver va alla ricerca degli animali che sono diventati i suoi compagni di ogni giorno e la sua stessa ragione di vita, il gorilla di montagna. I gorilla sono animali estremamente timidi e il fitto sottobosco nel quale vivono rende la loro osservazione molto difficile. De Schryver ha impiegato 4 anni per farsi accettare dai gorilla, ma alcuni maschi adulti lo attaccano ancora. In questi casi, però, Adrien De Schryver rimane immobile. La natura dei gorilla non è quella che viene descritta nei film e nei fumetti. L'immagine che generalmente viene data di questo animale è quella di una creatura violenta e assetata di sangue. Infatti i gorilla possono sembrare minacciosi, ma l'aggressività non fa parte della loro natura. Anche se i loro muscoli, che sono in grado di spezzare un bambù di 10 cm di diametro come se fosse un ramoscello, potrebbero anche fare a pezzi un uomo.
Essi si battono il petto, ma non per le ragioni che di solito vengono attribuite a questo gesto. I maschi fanno una delle più terrificanti esibizioni intimidatorie del regno animale soltanto quando si sentono minacciati. Fino a poco tempo fa si conosceva molto poco della vita dei gorilla. Questa ignoranza era dovuta in gran parte alle enormi difficoltà che si incontrano nello studio di questi pacifici vegetariani. Essi infatti vivono nelle foreste più inaccessibili del mondo, tra le montagne a nord-ovest di Bukavu, al confine tra Ruanda e Zaire. Nel parco nazionale di Kahuzi Biega vivono circa 250 gorilla di montagna, forse gli ultimi esemplari di questa specie. La loro vita trascorre al riparo degli alberi in un mondo indisturbato dove regna una pace primordiale. Dopo quasi 4 anni di lavoro, un paio di famiglie di gorilla hanno accettato la presenza di De Schryver, accondiscendendo ad essere studiati da lui, anche se con qualche reticenza, e comunque senza mai mostrarsi in spazi aperti. Uno dei trucchi adottati da De Schryver per farsi accettare è stato quello di mangiare qualunque cosa mangiassero i gorilla, in modo da rassicurarli sul fatto che non intendeva far loro del male. Egli infatti è convinto che un gorilla che mangia esprima intenzioni pacifiche. Dopo 4 anni, De Schryver è in grado di descrivere le abitudini quotidiane di diverse famiglie di gorilla, e in particolare di quella capeggiata da un superbo maschio dal manto argentato, che egli chiama Casimiro. De Schryver è capace di prevedere le intenzioni di Casimiro e gli parla in modo rassicurante. Casimiro è responsabile della vita dei suoi familiari, quindi è comprensibile che controlli l'attraversamento di questa strada costruita da poco sul suo territorio. Casimiro arriva per primo. È un animale che pesa quasi 250 kg. Poi passano le femmine con i piccoli. I primi tre arrivano sani e salvi dall'altra parte della strada. Poi tocca una femmina con due piccoli. Dopo essersi assicurato che la situazione è tranquilla, Casimiro lascia il compito di controllare la strada agli altri maschi del gruppo. Un'altra femmina inizia l'attraversamento. Questa si chiama Braccio Rotto. Infine passa la retroguardia, i maschi della seconda fila. Il primo è Annibale e il secondo è Musharamena. La giornata dei gorilla inizia subito dopo l'alba. Durante tutto il giorno essi vanno alla ricerca di cibo. Il parco ne fornisce in gran varietà. Durante questi trasferimenti, i gorilla si muovono in fila indiana. In questo modo le loro tracce sono difficilissime da individuare. Spesso i gorilla vengono sentiti molto prima di essere avvistati. Quando sono agitati, si battono il petto. Come abbiamo detto, non si tratta di un segno di aggressività, ma un modo per scaricare la tensione, proprio come fa l'uomo quando si gratta la fronte, sbuffa o si accende una sigaretta. Quando i gorilla attaccano un albero di banane, il rumore delle foglie strappate si sente a distanza di centinaia di metri. Questo è soltanto il primo piatto del menù. Tutta la giornata trascorrerà mangiando, mangiando e ancora mangiando. È accertato che un gorilla maschio adulto divora in un giorno circa 30 kg di cibo.
Quando Casimiro decide che è ora di spostarsi, dell'albero di banane rimane ben poco. I gorilla prestano molta attenzione a quello che mangiano. Sembra quasi che sappiano perfettamente di quali piante nutrirsi in ogni ora del giorno e in ciascuna stagione. Oltre 200 piante sono a loro disposizione, una grande possibilità di scelta. Nel menù di oggi è previsto ancora un tipo di erba particolare, chiamata Galium. Le foglie di Galium sono dotate di piccoli uncini che le rendono difficili da maneggiare. Per superare l'inconveniente, Casimiro le arrotola prima di ingoiarle. A mezzogiorno, i gorilla cercano riparo nella vegetazione più fitta. Essi fanno una sosta per il pranzo, o meglio dal pranzo. Per oltre 2 ore al giorno si riposano e smettono di mangiare, probabilmente per digerire il pasto della mattina. Verso la fine di questa pausa si sentono dei rumori molesti. I più giovani del gruppo non stanno mai fermi. Tollerati dai più anziani, giocano e litigano. Questo è l'unico momento in cui se lo possono permettere senza essere lasciati indietro dagli adulti che si spostano continuamente in cerca di cibo. Di nuovo in marcia. Hanno ancora 3 ore a disposizione per mangiare. Il percorso che hanno scelto li sta portando verso i confini del parco, dove finiscono le foreste e iniziano le distese dei campi coltivati. Un'occasione come questa, in cui tutto un gruppo si mostra allo scoperto, è molto rara. Ecco un altro giovane maschio della famiglia di Casimiro, Fred, che scorta una femmina. La differenza di dimensioni è evidente. Oltre ad essere di gran lunga più grossi, i maschi hanno il muso più schiacciato e la fronte più alta. Probabilmente Fred ha 7-8 anni. Questa femmina sembra incinta. Forse il figlio è di Casimiro. Casimiro ha il diritto di scelta quando una femmina è in calore. Finalmente il gruppo arriva a destinazione. Un frutto selvatico, il buamba, è maturo e può essere raccolto. Quando arriva la stagione dei buamba, i gorilla raccolgono i frutti maturi, cominciando da quelli che sono caduti in terra. Quindi Casimiro parte all'attacco dei rami più alti. Un altro gorilla lo segue. Poi arrivano le femmine e i maschi più giovani. Un cucciolo batte sui rami, forse per gioco. Per oggi il banchetto dei buamba è finito e tutti scendono dall'albero con la bocca piena di frutti. Raramente i gorilla abbandonano la foresta per avventurarsi nelle terre coltivate. Quando lo fanno vanno incontro al loro peggior nemico, l'uomo. La giornata è stata particolarmente intensa e la famiglia di Casimiro cerca un posto per riposare. Il cappello del contadino è un oggetto che li incuriosisce per un po'. Ma poi, dopo averlo bene analizzato, lo buttano via. Un pericolo per l'integrità del territorio dei gorilla è rappresentato dal bestiame, che se non tenuto a debita distanza calpesterebbe e divorerebbe tutta la loro vegetazione. Un'altra minaccia costante per la sopravvivenza dei gorilla è rappresentata dai cacciatori di frodo. I genitori di questa piccola gorilla sono stati uccisi dai cacciatori. De Shriver l'ha presa con sé e l'ha portata a casa sua a Bukavu, sulle sponde del lago Kivu. De Shriver ha insegnato a Julie, questo è il nome che l'ha dato, a giocare con i suoi figli. Questa forse non è una buona lezione di come si fa a battersi il petto.
Andare in bicicletta non è proprio come arrampicarsi su un albero, ma per un giovane gorilla rappresenta ugualmente una buona opportunità di esercizio. Adrien fa conoscere a Julie i compagni che avrà quando tornerà nel suo habitat, come questo camaleonte a tre corna. I gorilla non hanno molta dimestichezza con l'acqua. Tutti i liquidi di cui hanno bisogno li estraggono dalle piante che mangiano. I gorilla non si lavano mai, si spulciano tra di loro. Purtroppo qui non c'è nessun gorilla adulto che si prenda cura di Julie, e così ogni tanto essa è costretta a sopportare qualche bagnetto. I gorilla di solito non nuotano. Una delle ragioni che limita il territorio in cui vivono è appunto il fatto che essi non sono in grado di attraversare i grandi fiumi. Per essere un animale che non ama l'acqua, Julie si comporta molto meglio di tanti bambini. Julie ha compiuto 6 mesi. A questa età i cuccioli di gorilla fanno progressi molto più velocemente degli esseri umani. Per quanto tenera, Julie è pur sempre un gorilla. De Shriver ora dovrà prendere una decisione. Dovrà scegliere tra la prigionia in uno zoo oppure l'incognita dell'adozione da parte di una famiglia di gorilla selvatici. In genere i giovani gorilla, se ne hanno la possibilità, continuano a prendere il latte fino a 18 mesi e oltre. Julie è stata allattata col biberon dalla moglie di De Shriver. È difficile sperare che qualche femmina di gorilla la adotti e la allatti se dovesse tornare ora nella foresta. È importante quindi che De Shriver riesca a svezzarla al più presto. Nel frattempo, De Shriver continua ad osservare il comportamento dei gorilla nella foresta. È arrivata la stagione delle piogge e i gorilla, abbandonata la piantagione di Buamba al confine del parco, si sono spinti oltre i 2000 metri nelle foreste di bambù. Una volta raggiunte le foreste di bambù, i gorilla inspiegabilmente diventano più aggressivi e meno avvicinabili. Julie è sempre nei pensieri di De Shriver. Egli è preoccupato. Non sa quando sarà meglio riportarla nella foresta. Prima dei 18 mesi non sarebbe neanche in grado di badare a se stessa. Comunque bisogna proseguire nella sua educazione. Così inizia a portarla con sé per farla abituare ai suoni, agli odori e agli altri animali che vivono nella foresta. Le mostra il cibo e le insegna a scegliere le foglie di banana. Subito Julie non sembra gradire il nuovo cibo, ma poi lo assaggia. È già un bel passo avanti. Julie impara a spostarsi agevolmente. Proprio come avrebbe fatto la mamma gorilla nella foresta, De Shriver la invita a passeggiare con lui ed essa lo osserva attentamente per imparare. De Shriver vuole molto bene a Julie, ma sa anche che non deve legarsi troppo a lei. Prima o poi dovrà riportarla nella foresta. Il problema è quando.
Le Schreiber non ha alcuna intenzione di farlo troppo presto. È pronto ad attendere anni se necessario. La foresta è troppo pericolosa e il comportamento dei gorilla troppo imprevedibile per fare dei tentativi. Ma un giorno De Schreiber decide di portare Julie vicino alla famiglia di Casimiro per farle sentire i suoni emessi dai gorilla selvatici. Annibale è molto vicino ed è chiaramente agitato. Ad un tratto Julie inizia a piangere. Persino De Schreiber si allarma. Non c'è via di scampo, i gorilla lo hanno circondato. Il gruppo attende ordini da Casimiro. Casimiro, dopo averla rapita, porta Julie dal resto della sua famiglia. Casimiro riappare brevemente per confermare ancora una volta il suo dominio su De Schreiber, che egli considera come un altro capo gorilla. Il rapimento di Julie è avvenuto così velocemente che è possibile analizzare la scena nei dettagli soltanto al rallentatore. Casimiro afferra Julie e la porta via. Poi improvvisamente la lascia andare. De Schreiber si muove in avanti come per cercare di riprenderla, ma Casimiro, che non ha mai distolto lo sguardo da lui, attacca di nuovo. Questa volta riesce a prendere Julie e a portarla con sé nel sottobosco. Il rapimento di Julie si è rivelato una tragedia. Infatti la piccola gorilla è sopravvissuta soltanto 10 giorni. Se ci fosse stata una femmina nel gruppo, in grado di allattarla, Julie sarebbe riuscita sicuramente a sopravvivere. Tuttavia un fatto è stato dimostrato. I gorilla selvatici accettano i piccoli orfani. Con la creazione del Parco Nazionale di Cauzi-Biega, la Repubblica dello Zaire ha salvato una delle più grandi popolazioni di gorilla di montagna esistenti al mondo. Adrien De Schreiber sta cercando di ottenere un ampliamento del parco e, vista la sua totale dedizione a questa causa, quasi sicuramente ci riuscirà. Volano magnificamente, grazie ad un'apertura d'ali di quasi 2,5 metri e ad un corpo grosso, ma molto leggero. Sanno ancor meglio pescare, non solo si tuffano dall'alto piombando sul pesce con grande precisione, ma sanno anche organizzare delle vere e proprie battute di caccia. In gruppo battono le ali sull'acqua spaventando i poveri pesci che si rifugiano verso riva. Qui la cattura diventa facile e per i pesci non c'è più scampo, sono i pellicani. Thank you.
È raro poter godere di un simile spettacolo. La cinepresa è tenuta sul pelo dell'acqua nel mezzo di un gruppo di pellicani d'Africa. Questi uccelli sono attorno ad una piccola isola al centro di un solitario lago chiamato Shala, nella Rift Valley etiopica, dove ogni anno nidificano 5.000 coppie. È un luogo isolato, privo di pericoli, ma nelle acque del lago Shala ci sono pochissimi pesci e i pellicani sono uccelli dall'appetito robusto. Per procurarsi l'enorme quantità di pesce necessario alla loro sopravvivenza, i pellicani intraprendono uno dei più affascinanti viaggi del mondo degli uccelli. Sorvolando montagne alte anche 2.000 metri, vanno a pesca nel lago di Abiata, distante in linea d'aria una trentina di chilometri. Li aspetteremo là, per seguirli nella parte più difficile del viaggio, quella del ritorno. Lago di Abiata. Molti degli abitanti di questa metropoli degli uccelli acquatici allevano i propri piccoli sugli alberi morti. I cormorani li utilizzano anche come trampolini per tuffarsi. Le aninghe si posano sui rami per asciugarsi le piume dopo la pesca. È anche il luogo di caccia ideale per l'aquila pescatrice. Il suo richiamo dal tono lamentoso è sempre in primo piano fra tutte le voci di questa affollata città degli uccelli. I fenicotteri si nutrono di piccoli organismi e principalmente di diatomee e altre alghe. Tutti gli uccelli sono qui per una sola ragione, la pesca. Il fatto strano è che la composizione dell'acqua di Abiata è pressappoco la stessa di quella di Shala. C'è così tanta soda da accomunarla a un detersivo blando. Il motivo per cui il lago di Abiata, a differenza di quello di Shala, è così popolato di pesci, è dato da una minore profondità, una temperatura più elevata e una maggiore presenza di nutrimento. Per l'airone gigante si tratta del luogo ideale per praticare la pesca subacquea. Questo pellicano non proviene da Shala. Appartiene all'altra specie di pellicani africani, i pellicani rosei. Il marabù non è un gran pescatore. Come al solito spera di godere del frutto della pesca di qualcun altro. L'airone gigante ha catturato due pesci con un colpo solo e probabilmente farà la gioia del marabù lasciandone cadere uno. La cicogna bianca cattura i crostacei scavando nel fondo melmoso. Il marabù ha trovato il suo pasto gratuito. Alla fine, l'airone gigante ha lasciato cadere uno dei suoi due pesci. Forse anche l'airone cinerino ne lascerà cadere uno. A differenza dei pellicani d'Africa provenienti da Shala, i pellicani rosei fanno il nido sugli alberi. Anche se non sono venuti ad Abiata per accoppiarsi, si rifugiano sugli alberi alluvionati e si comportano come se si accingessero a costruirvi i propri nidi. In realtà si riposano e a volte tra una spedizione di pesca e l'altra si azzuffano. I pellicani rosei sono pescatori solitari. Questo esemplare ha dei problemi con la sua preda al momento di farla scivolare nel suo retino naturale. Il cormorano adulto è un pescatore provetto che non deve mai affrontare problemi simili. Infatti, inghiotte le prede direttamente. Ecco un pescatore non altrettanto esperto, una giovane aquila pescatrice. Ha scelto una buona posizione per fare pratica.
Ad Abiata i pesci sono presenti in tali quantità che sembrano arrendersi alla cattura. Ma questo rapace ha un rivale, un'altra giovane aquila pescatrice. L'aquila porta la sua preda su di un albero, ma non si sentirà sicura fino a quando non avrà allontanato la concorrenza. I grandi pellicani bianchi pescano in gruppo. Nuotano in formazione, spesso accerchiando i pesci. Tuffano i becchi flessibili all'unisono, come a segnale di un direttore d'orchestra. In questo modo provocano panico tra i branchi di pesci per poi circondarli o spingerli su di un basso fondo. Osservate questo gruppo in azione. Noterete che solo alcuni ad ogni tuffo riescono a catturare un pesce per inghiottirlo subito dopo. Quando la pesca è finita, arriva il momento di ripulire il piumaggio. A volte sembra che tutti, nello stesso istante, decidano che è giunta l'ora di pensare alle pulizie. Questo è solo uno dei momenti della complessa procedura. Seguiranno asciugatura, pettinatura e ingrassaggio. I momenti dedicati alla pulizia sono molto importanti per tutti gli uccelli acquatici, ma per i pellicani di sciala si tratta di una procedura assolutamente necessaria, così come è necessaria la manutenzione di un aereo prima del decollo. Ogni piuma arruffata dovrà essere riportata nella posizione corretta. Il cormorano che si sta pulendo dovrà poi volare soltanto fino al nido sulla cima di un albero. Ma entro breve tempo gli stormi di pellicani inizieranno il loro viaggio di ritorno verso l'isola al centro del lago di Sciala. E lungo il percorso si troveranno nuovamente a dover superare le montagne. Tutto quindi dovrà essere controllato alla perfezione per effettuare il volo. Gran parte dei pellicani ha pescato per quasi 24 ore prima di iniziare il viaggio di ritorno.
Ora, con circa 1,5 chili di pesce da trasportare, in aggiunta ai 20 kg di peso corporeo, sono pronti al decollo. I primi uccelli stanno prendendo rapidamente quota alla ricerca di una corrente termica che li riporti a casa. Virano lontano dal lago. Le più forti correnti ascensionali calde le troveranno poi volando sulle zone alle spalle della foresta allagata. Una formazione ha già preso quota. Il gruppo vira verso la montagna ancora lontana. Tra poco si affiderà alle correnti ascensionali. Grandi schiere di uccelli sulla via del ritorno attraversano in ordine sparso 15 chilometri di larghezza del lago di Abiata per poi riunirsi ai piedi della montagna, nel punto in cui la corrente si comporta come un ascensore e innalza i pellicani verso la dorsale della catena montuosa. Ancora 1,000 metri e ce l'avranno fatta. Si dispongono in fila e si dirigono verso l'alto. Superata la cresta, si intravede il lago di Sciala. L'isola è ancora troppo distante per poterla vedere chiaramente. Alcuni uccelli sono saliti più in alto di quanto fosse necessario, ma davanti a loro ci sono ancora molti chilometri da percorrere, durante i quali perderanno quella quota in più che avevano guadagnato. Ed ecco l'isola, che adesso dista circa 8 chilometri. Da questo punto in poi, flap abbassati e freni aerodinamici aperti. Il rumore prodotto dagli uccelli durante i loro atterraggi è simile a quello di un jet. Thank you.
Seguendo lo stupefacente viaggio dei pellicani, è facile dimenticare ciò che lo ha determinato. La scalata della montagna non sarebbe stata necessaria se essi non avessero deciso che quest'isola sperduta è l'unico posto sicuro in tutta l'Etiopia dove poter allevare i propri piccoli. I giovani pellicani individuano i genitori già prima del loro atterraggio. Li inseguono chiedendo insistentemente il cibo. Gli adulti tentano di guidarli verso un angolo tranquillo, lontano da altri becchi affamati. Questi grossi pulcini, all'età di 2 mesi, sono sempre affamati, anche perché vengono nutriti solo ogni 24 ore. Presto dovranno procurarsi il pesce da soli, ed è questo il motivo per cui i genitori sembrano a volte riluttanti a nutrirli. Gli uccelli continuano a tornare dal lago di Abiata e il numero degli inquilini di Shala aumenta progressivamente. Adesso la colonia ha l'aspetto di una folla di pellicani in rivolta. Frugando all'interno della busta della spesa rappresentata dalla tasca del becco, il piccolo si procura del pesce predigerito che il suo genitore ha riportato dal lago. È un miracolo che gli adulti non vengano feriti. I piccoli affamati spingono i loro becchi affilati fino in fondo alla gola. Questi due grandi pulcini cercano istintivamente di nutrirsi a vicenda. Probabilmente sono stati ignorati dai genitori. Se è così, ciò significa che essi ritengono sia giunta l'ora che inizino a pescare da soli. Ma prima di tutto, dovranno imparare ad usare le ali. Questo esemplare vuole imparare a volare prima ancora di saper camminare. Il vento che proviene dal lago stimola in tutti i pellicani il desiderio di volare. C'è almeno uno degli allievi piloti che non si sente ancora pronto a partire da solo. Ma lì attorno, un numero sempre crescente di suoi colleghi fa salire i giri del motore e chiede l'autorizzazione al decollo. Gli uccelli che compiono questi primi brevi voli di prova hanno poco più di 2 mesi. Nel giro di una settimana o di 10 giorni saranno perfetti piloti e pescatori e ormai abbandonati dai genitori dovranno badare a loro stessi. Tutti i pomeriggi dei prossimi giorni saranno occupati nel perfezionare i decolli e gli atterraggi. Durante il pomeriggio su Shala soffia un forte vento ed è proprio il vento ad accrescere il loro desiderio di volare. La mattina successiva il vento è sparito e il sole ha ricominciato a battere. C'è calma piatta e presto inizieranno a formarsi le correnti ascensionali che trasporteranno i pellicani ad Abiata. Al largo dell'isola dei pellicani si è riunito uno stormo di pellicani ormai adulti. Se qualcuno di questi si dimentica del proprio nuovo status e chiede di essere nutrito, ciò significa però che non è ancora pronto per affrontare il mondo esterno. Qualunque uccello che persista in questi atteggiamenti infantili sarà lasciato indietro.
Questo pulcino di sicuro non andrà da nessuna parte, almeno per alcune settimane. È troppo giovane. Le nuvole che iniziano a formarsi sulle montagne indicano che presto le condizioni per il volo saranno ideali. Questo splendido esemplare, ormai maturo, è pronto a partire. Finalmente, lo squadrone inizia ad organizzarsi. Questi pellicani dall'aria così fiera non hanno dubbi sulle loro capacità di volo, anche se non hanno mai provato a sfruttare l'azione di sollevamento generata da una veloce corrente termica. Ovviamente ciò è istintivo per i pellicani. È stupefacente notare come i giovani impegnati nel loro primo volo non dimostrino il bisogno di essere guidati dai pellicani più esperti. È vero che i giovani esemplari compiono il loro primo volo per andare a pescare ad Abiata preceduti dagli adulti, ma solo una piccola parte di essi li segue verso le zone di pesca. Dopo aver imparato a volare, questi giovani pellicani partono per il loro primo volo e spariscono nel blu del cielo. Per andare dove? Nessuno sa esattamente dove si recheranno. Si sa per certo che non torneranno sull'isola per riprodursi prima di aver compiuto almeno il terzo anno di età. Ecco il momento per andare via. Si stanno formando le correnti ascensionali lungo le pareti della montagna. Di fronte c'è la grande montagna che i giovani pellicani dovranno superare nel loro volo inaugurale. Sull'altro lato di quel picco li aspettano 3 anni a noi sconosciuti. Quali istinti guidano queste peregrinazioni? Quale ricordo li riporterà qui quando sarà il momento di mettere su famiglia? I pellicani del lago Shala salgono verso la montagna, portando questo mistero non ancora svelato. Le grandi bonifiche hanno ormai cancellato nel nostro paese ogni traccia di paludi e di zone umide. Da sempre considerate sinonimo di acque torbide e malsane, sono in realtà degli ambienti di grande valore naturalistico. Nel film noi visiteremo ora una piccola palude sopravvissuta alle bonifiche e scopriremo come sott'acqua si nascondono dei paesaggi incantati e ricchi di vita. Stagni, paludi e acquitrini non sempre sono sinonimo di acqua torbida e putrida. Sotto la superficie dell'acqua, il mondo della palude può riservare molte sorprese. Paesaggi incantati, acque inaspettatamente limpide, foreste sommerse dove migliaia di girini appena usciti dalle uova si affacciano alla vita. Per i girini ha inizio la straordinaria avventura che, da piccoli esseri del tutto simili a pesci, li porterà a trasformarsi in rane e rospi, con tanto di zampe e polmoni. La metamorfosi verrà completata nel giro di 10-15 giorni, durante i quali il girino è impegnato a mangiare a più non posso e a guardarsi dai pericoli. Come nella savana o in qualsiasi altro ambiente,
anche nel piccolo stagno ci sono prede e predatori, erbivori e carnivori. E finché il girino rimarrà tale, apparterrà alla prima categoria. Ecco un piccolo grande predatore della palude, il tritone crestato. È un maschio. È ancora nel periodo degli amori e sfoggia la sua bella livrea nuziale. La cresta dorsale e l'addome arancione a pois neri. Il tritone è in caccia. È un predatore non più grande di 10 centimetri, ma il suo guizzo generalmente non perdona. Per il girino sembra non esserci più scampo. Questa volta, straordinariamente, il girino ce l'ha fatta e potrà diventare una grossa rana. Ma non per questo cesserà di essere una preda. Anche in superficie, il pericolo per rane e rospi è sempre in agguato. Ecco un altro temibile predatore. L'anatrice. Un serpente innocuo per l'uomo che vive e caccia prevalentemente in acqua. Anche nel mondo degli stagni e degli acquitrini, apparentemente immobili e silenziosi, la lotta per la sopravvivenza non si arresta mai. Le aree umide sono uno straordinario microcosmo naturale, spesso a due passi da casa nostra. Quando si parla di migrazioni, si pensa soprattutto agli uccelli. Eppure le migrazioni di molti mammiferi sono altrettanto spettacolari e per di più, svolgendosi sulla Terra, risultano più facili da osservare e da documentare. Il caribù, che può venir considerato la renna nordamericana, compie degli spostamenti migratori davvero considerevoli. Purtroppo il suo contingente numerico è diminuito notevolmente nel nostro secolo a causa dell'uomo e dell'espansione della sua cosiddetta civiltà. D'inverno, che in Canada è assai rigido, il caribù migra verso sud e invade la taiga, che è la foresta boreale composta di piante resinose. Il limite meridionale della sua migrazione è la riva nord-ovest del lago Ontario. Nei mesi di aprile e maggio i caribù fanno ritorni in massa verso nord, trasferendosi dalla taiga alla tundra. Un particolare di etologia mette in luce la loro intelligenza. Quando nel corso del viaggio il gruppo giunge ai margini di un lago congelato, beh, sapete che cosa fanno? Si mettono in fila indiana e ottengono così di sottoporre il ghiaccio a un peso minore che se passassero in massa disordinata. L'esperienza di generazioni e generazioni di caribù ha fatto scuola. Al contrario di noi, i caribù imparano qualcosa dalla storia, anche se non la scrivono. Più difficili da osservare, ma comunque abbastanza oggi messe in chiaro, sono le migrazioni dei cetacei e delle balene, di cui la megattera è una dei più considerevoli dal punto di vista della massa corporea. Da sempre le balene, un po' come i caribù, lasciano le acque polari al sopraggiungere dell'inverno e migrano nei mari caldi. Purtroppo le loro rotte erano ben note ai balenieri, che con i loro arpioni ne facevano strage.
Proprio gli arpioni spezzati infissi nel corpo delle balene hanno fornito delle informazioni. Un arpione fatto in Canada, un altro fatto in Norvegia e così via, sono l'equivalente, senz'altro più doloroso, degli anelli messi alle zampe degli uccelli per seguire i loro spostamenti. E d'altra parte, è dal 1920 che si è cominciato a fare qualcosa di simile per seguire in modo scientifico le migrazioni delle balene. Si sparano dei piccoli tubi, contenenti le informazioni utili, nei muscoli dorsali dei nostri bestioni. Ma che cos'è dopo tutto una migrazione? In senso proprio si tratta di uno spostamento ciclico, o per meglio dire di un viaggio di andata e ritorno che si ripete periodicamente e che obbedisce a segnali climatici, astronomici e così via. Si tratta di un fenomeno non molto diffuso. I mammiferi che migrano sono una minoranza, i più sono sedentari. Tra gli uccelli invece i migratori sono molto numerosi. Quali sono le cause delle migrazioni? Beh, in molti casi la specie migra da aree dove l'inverno è inclemente verso altre a temperature meno rigide e viceversa quando sopraggiunge la primavera. Si tratta dunque di una strategia di sopravvivenza, ma è una strategia molto costosa dopo tutto, perché lo spostamento comporta una decimazione dei migratori. È stato calcolato, per esempio, che una rondine su due muore durante gli spostamenti di andata e ritorno. Forse la causa più segreta delle migrazioni consiste nel puntare sull'equilibrio biologico e di essere uno degli strumenti della selezione naturale. La migrazione è dunque una palestra in cui la specie controlla il numero dei suoi individui e consente la vincita dei migliori? È una delle tante palestre della vita, non vi pare? Le cicogne sono degli uccelli migratori per eccellenza e come tali sono entrate nell'immaginazione e nel folklore dei popoli. Le cicogne vivono d'estate in Europa e passano l'inverno in Sudafrica. Come vedremo nel film che seguirà, questi grandi volatili odiano sorvolare l'acqua quando è molto estesa e migrando non passano affatto sul Mediterraneo. La popolazione di cicogne europee quando migra si divide in due gruppi, quelle che volano ad ovest e passano su Gibilterra e quelle che volano ad est e passano sul Bosforo. Le cicogne che volano sul Bosforo sono circa il doppio delle altre e un tempo formavano delle moltitudini. Si ricorda in volo su Suez una fila di cicogne larga 30 metri e lunga ben 40 chilometri. Ma perché alcune cicogne scelgono l'ovest e altre l'est? Non si sa bene. Ma migriamo adesso con loro verso il Sudafrica e buona fortuna alle nostre cicogne. Il volo di numerosi uccelli nel cielo di Istanbul è un fenomeno consueto per gli abitanti di questa città. Si tratta di falchi pecchiaioli che alla fine d'agosto lasciano l'Europa.
Sulle colline a est della città si può osservare benissimo il passaggio degli stormi. I membri delle associazioni per la protezione delle bellezze naturali turche ed ornitologi di tutto il mondo vengono qui per studiare il passaggio degli uccelli. Ai rapaci e alle cicogne serve una grande forza per volare. Gli uccelli si stancherebbero molto presto se non ci fosse la calda corrente ascensionale con la quale possono raggiungere senza fatica alte quote. Ma la corrente ascensionale d'aria calda si forma soltanto sopra le terre riscaldate dal sole. Per questo motivo i rapaci e le cicogne cercano sempre di volare sopra la terraferma. Enormi stormi passano sul Bosforo due volte l'anno, in agosto-settembre e in marzo-aprile. Le cicogne europee prendono la stessa via. Gli uccelli provenienti dalla Francia, dalla Spagna e dalla Germania evitano il Mediterraneo ed arrivano in Africa passando per Gibilterra. La maggioranza però prende la rotta ad est sorvolando l'Asia Minore. È una rotta lunga circa 10.000 chilometri e la devono percorrere due volte l'anno. Qui, in Turchia, nei laghi intorno al Mar di Marmara, troviamo all'inizio di settembre le cicogne. Il primo settembre in Turchia si apre la caccia. Vicino ai laghi, la sera, si sentono colpi di fucile. I cacciatori sparano agli uccelli, non per mangiarli, ma per divertimento. Di notte non c'è la calda corrente ascensionale, quindi le cicogne volano solo di giorno. Ecco alcune cicogne che si posano ingenue vicino ai nascondigli dei cacciatori. Queste sono fortunate perché ora i rifugi non sono occupati. Non tutti i colpi sono mortali. Questa cicogna è rimasta ferita ad un'ala. È ancora in grado di volare, ma probabilmente non ce la farà ad arrivare in Africa. Gli animali uccisi vengono abbandonati sulla spiaggia, gabbiani, rondini di mare, cicogne bianche. Ora siamo in Africa, a Khartoum, la capitale del Sudan. Come una larga striscia, il Nilo attraversa questa città del deserto. Qui il cibo è scarso, solo le regioni irrigate del sud offrono alle cicogne posti di ristoro. A Kosti, sul Nilo Bianco, covano numerose cicogne. Assomigliano alle cicogne nere, ma sono un terzo più piccole di loro. Si tratta di cicogne di Abdim. Anche qui nel Sudan, le cicogne di Abdim covano sui tetti e sugli alberi dei paesi, come le cicogne bianche in Europa. Le cicogne di Abdim sono chiamate anche cicogne della pioggia, perché si dice che annuncino con il loro arrivo la stagione delle piogge. Nel Sudan la cicogna di Abdim è considerata un uccello sacro e non viene mai cacciata. Le cicogne bianche invece vengono cacciate per essere mangiate. Durante i lavori nei campi, i contadini uccidono le cicogne bianche tirando i sassi verso gli uccelli che seguono l'aratro.
Dalle indagini del WWF si rileva che nel Sudan ogni anno vengono uccisi oltre 4.000 esemplari, circa l'1% degli stormi che attraversano il paese. Quando i deserti del Sudan e del nord del Kenya si popolano di cavallette, per le cicogne il cibo è abbondante. Questo è un nibbio bruno che dà la caccia alle cavallette. L'enorme numero e la facilità di riproduzione di questi insetti è un pericolo per i raccolti dei contadini. Tutti i paesi colpiti affrontano le cavallette con veleni. Tempo fa si usavano degli insetticidi che non uccidevano soltanto le cavallette, ma anche i rapaci e le cicogne che le avessero mangiate. Dal 1986 si usano nel Sudan dei veleni poco pericolosi per i vertebrati e le perdite delle cicogne sono diminuite sensibilmente. Alla fine d'ottobre in questa zona la temperatura raggiunge i 35 gradi all'ombra. Per le cicogne stare lontano dall'acqua diventa insopportabile. Ma questi uccelli hanno un sistema speciale per abbassare la temperatura del corpo. Ogni tanto emettono un getto di escrementi liquidi sulle zampe. Il forte caldo disidrata le zampe, le uniche parti non coperte da piume. Fortunatamente la pelle chiara delle cicogne assorbe i raggi del sole meno di quella rossa di altri volatili. Quando emettono gli escrementi sulle zampe, lo fanno così velocemente che quasi non si nota. Ai primi di novembre le cicogne hanno raggiunto l'equatore. Gli altopiani del Kenya, dell'Uganda e della Tanzania offrono un clima ideale. Raramente trovano tanto da mangiare quanto su questa umida radura. Il fiume Limpopo segna il confine tra Zimbabwe e Repubblica Sudafricana. Il periodo di siccità ancora non è terminato. Nel fiume scorre poca acqua. Siamo a dicembre e il termometro sale fino a 43 gradi all'ombra. Dicembre corrisponde al nostro mese di giugno. Durante il caldo del mezzogiorno le cicogne si rinfrescano al fiume. Le fattorie sulle sponde del Limpopo sono centri d'attrazione per le cicogne. Gli agricoltori usano l'acqua del fiume per irrigare i campi. Questi campi sono una vera fortuna per le cicogne. I proprietari delle fattorie usano l'erba medica come foraggio per i bovini da riproduzione. Non usano quasi mai i pesticidi. Preferiscono accettare i parassiti. Si tratta soprattutto di farfalle. I loro bruchi mangiano le piante e le cicogne mangiano i bruchi. Mentre noi facciamo fatica a trovare nel campo fiorito alcuni bruchi per le nostre riprese, le cicogne li trovano senza sforzo. Gli uccelli affaticati dal lungo viaggio possono finalmente ristorarsi.
Poiché il corpo dei bruchi contiene molta acqua, le cicogne ne mangiano in abbondanza. Spesso mangiano anche le farfalle. Normalmente le cicogne non amano camminare dentro una vegetazione tanto alta, ma questa volta sulla prudenza vince la fame. In Sudafrica, a sud del fiume Limpopo, si trova il Parco Nazionale Kruger, che si estende per più di 300 chilometri. C'è tanto spazio per gli animali selvaggi, ma delle cicogne non abbiamo trovato nessuna traccia. Solo dopo parecchi giorni, vicino a uno stagno prosciugato, abbiamo trovato un gruppo di cicogne. Era brutto tempo e loro guardavano con stupore un coccodrillo. Sembrava che le cicogne sapessero che il coccodrillo non poteva essere pericoloso finché loro fossero rimaste lontano dall'acqua. In Sudafrica a gennaio è piena estate, ma è anche il periodo delle piogge. Quando le nuvole temporalesche coprono il cielo, la temperatura può scendere in poche ore di quasi 30 gradi. Durante i periodi di maltempo, le cavallette non si trovano. Adesso le cicogne approfittano dei prati appena mietuti e cercano i lombrichi. La pioggia lava gli escrementi dalle zampe. Adesso ci vorrebbero delle calze calde. Ma finché c'è abbastanza da mangiare, la cicogna sopporta anche il maltempo. Per le cicogne inizia ora il lungo viaggio di ritorno. Hanno fretta, il periodo della covata si avvicina. Superato il Kilimangiaro coperto di neve, restano ancora 6.000 chilometri da percorrere. All'inizio d'aprile avranno raggiunto i nidi in Europa. Ci rimarranno 4 mesi, dedicandosi ai loro piccoli. E dopo ricomincerà un altro lungo viaggio.